Marina sarà dimenticata. E una strada deserta costeggerà la spiaggia fino ad arrivare alla raffineria, misurando nel tempo e nella distanza il prezzo del progresso. Marina sarà ricostruita, l'acqua tornerà limpida e gli occhi d'angelo torneranno a sbocciare sulla spiaggia. Diventerà bellissima. Anche gli attori, Francesco Di Lorenzo, dà un contributo a Nello Musumeci, non perché ha scelto questo slogan, diventerà bellissima, non solo. E quindi perché? Beh, perché fa parte comunque si è dato il caso che facesse parte di questo monologo, insomma, di questo spettacolo dell'Uomo Qualunque. E quando mi è stato chiesto, insomma, di partecipare a questa cosa, l'ho fatta di buon grado, perché comunque è un messaggio universale, è un messaggio che interessa il nostro territorio, ma vuole interessare tutta la nostra Sicilia, perché è un po' l'emblema di quello che è stato fatto e che viene fatto sulla nostra terra, cioè uno sfruttamento totale, senza lasciare nulla, anzi lasciandoci purtroppo amaramente delle cose non belle. La Sicilia deve diventare bellissima, al di là degli slogan, lo deve. Rimarrà un sogno? Io non credo, perché abbiamo raggiunto tutti quanti, credo, un livello di esasperazione tale, gli artisti, i lavoratori, gli operai, le casalinghe, i pensionati, abbiamo raggiunto tutti un livello di esasperazione che credo che a questo punto non si possa che veramente reagire. Ecco, ma gli artisti cosa chiedono a Nello Musumeci, presidente? Ma come diceva anche un altro intervento, che la cultura possa essere finalmente un po' un fulcro su cui far girare tutta l'economia. Non dimentichiamo che la Sicilia è scelta annualmente da centinaia di produzioni cinematografiche, perché solo qui si riescono ad avere determinate condizioni anche atmosferiche e archeologiche. Eppure la Sicilia cosa fa per il cinema? Quello sarebbe una grande idea da sfruttare, la Sicilia per il cinema. Anche Marcello Guagliardo, in arte Marcello Giordani, tenore famosissimo di Augusta, qui per dare anche un manforte alla causa di Nello Musumeci. Ecco, Augusta la sente fredda, fredda intesa dal punto di vista culturale. Sì, no, io ho detto nel mio intervento che Augusta muore di freddo proprio perché... Non accusando nessuno, sia nell'amministrazione passata che presente, non vedo nessuna iniziativa culturale importante che possa veramente riscaldare i cuori dei nostri concittadini. Quindi io spero sempre in una nuova primavera, in una nuova alba. Ecco perché 2 anni fa il mio movimento civico si chiamò Nessun Dorma, proprio perché voleva far risorgere l'araba fenice, insomma. E quindi sì, ho parafrasato, diciamo, ho immaginato Augusta che muore di freddo, ma che ha bisogno di qualcuno che la riscaldi, qualcuno che veramente la ami. Ecco, potrebbe essere Nello Musumeci, perché questa scelta? Perché Nello Musumeci è una persona che io ho stimato già da tempo, già da tantissimi anni. L'ho apprezzato come presidente della provincia di Catania, lo apprezzo adesso come presidente dell'antimafia e soprattutto come persona pragmatica, intelligente e sicuramente capace, che possa far rinascere le sorti della nostra Sicilia. Consigliere comunale Giuseppe Di Mare, beh, non è una novità ritrovarlo qui insieme a Nello Musumeci, visto l'appartenenza politica. Migrazione dei giovani, in pratica evasione dei cervelli, questo è un po' lo zoom che farà. Sì, chi fa politica e chi ha l'obiettivo di curare gli interessi della collettività non può partire da questi dati. 58% dei giovani non hanno un lavoro, nell'ultimo biennio nella nostra provincia 15.000 giovani disoccupati, tasso di disoccupazione generale 26%, più del doppio di quello nazionale.
chi ha ruoli istituzionali deve avere la priorità di eliminare il distacco tra la terra e i suoi figli. Non si può più sopportare che i nostri giovani, sia le intelligenze sia chi lavora con la manodopera, scappi via perché manca il posto di lavoro. Questo il suggerimento per Nello Musumeci qual è? Il suggerimento per Nello Musumeci è quello di creare sin da subito un patto per e con i giovani che preveda delle forme particolari di vantaggio per i giovani. Ho detto con i giovani non casualmente perché molte volte i grandi pensano a parlare per i giovani senza conoscere il linguaggio, le esigenze e le disponibilità che possono avere i giovani. Beh, una delle caratteristiche e delle capacità di Nello Musumeci è quella sicuramente di saper ascoltare, e con la festa delle idee di stamattina si tende proprio a raccogliere le idee, quindi a tendere l'orecchio alle persone. Paolo Cavallaro, componente del tavolo provinciale di Diventerà Bellissima, questo movimento trasversale che vuole accogliere e ascoltare proprio tutti. Sì, non, il movimento è aperto a tutti coloro che sono stanchi di quello che succede, di quello che è tutto sotto gli occhi di tutti, di questa realtà brutta e per alcuni aspetti anche triste. Ma noi guardiamo con ottimismo, pensiamo a tutti coloro che sono stanchi e che vogliono dare il loro contributo, oltre il centrodestra, quindi tutti coloro che non si riconoscono in Crocetta, nel PD e in Alfano. Ecco, primarie e anche incubatori di idee, che voi avete chiamato festa delle idee, ma non c'è un po' di odore di Partito Democratico? No, assolutamente, è che il Partito Democratico ha avuto necessità anch'esso di rigenerarsi, di trovare il consenso fra la gente, perché il problema è che oggi la politica non ha più il consenso della gente, appunto per chi ci ha governato prima, per chi non ha saputo dare risposte alla gente. Ecco che noi con questa iniziativa della Festa delle Idee dimostriamo di volere, di sapere, ascoltare il doppio di quanto sappiamo parlare. Come dirlo alle 5 Stelle, siete stati abbastanza furbi con questa primaria, con questa mossa. Sì, certo, perché 5 Stelle chiaramente rappresenta oggi il populismo, rappresenta gli aspetti demagogici anche della politica italiana. Amministrare è una cosa seria, amministrare ci vuole competenza ed esperienza. Noi abbiamo il nostro migliore candidato. E un contributo vorrebbero dargli anche le vittime dell'amianto, meglio, chi lotta ancora per la tutela dei lavoratori esposti all'amianto killer. Calogero Vicario è il rappresentante regionale dell'ONA, dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Ecco, la proposta per Musumeci. Evitare le stragi silenziose a causa dell'amianto. Noi da anni ci battiamo sul tema amianto, qua con l'avvocato Ezio Bonanni e con Pippo Gianni, il quale ha depositato un disegno di legge che diventò legge nel 2014. Nonostante ciò, ancora la legge non riesce a decollare così come vogliamo noi. Noi siamo convinti che attraverso la prevenzione primaria, cioè togliendo tutto l'amianto che c'è in giro, e la sorveglianza e la prevenzione secondaria, cioè sottoporre tutti i lavoratori o i cittadini che in qualche modo sono stati esposti all'amianto, quindi possono intercettare attraverso dei controlli sanitari ben specifici, possono intercettare sul nascere le eventuali patologie e quindi salvarsi la vita. Noi siamo convinti che abbiamo fatto un ottimo lavoro, però se tutto rimane sulla carta, diciamo, non abbiamo fatto niente. Il cavallo di battaglia vostro dell'ONA è quello anche del Muscatello, affinché diventi un polo d'eccellenza. La legge regionale appunto prevede all'articolo 8 che il centro ad Augusta dovrebbe nascere il centro di riferimento regionale, quindi dare a tutti i lavoratori dell'amianto della regione Sicilia poter venire al Muscatello e sottoporsi a dei controlli ben specifici. Quindi tutto questo qua è finalizzato solo ed esclusivamente a salvare delle vite umane. Noi diciamo che l'amianto non ha alcun colore politico, però oggi approfittiamo della presenza dell'onorevole Musumeci quindi per dare ulteriore indicazione e quindi affrontare il tema nell'aula parlamentare. Inoltre i lavoratori siciliani hanno subito una grossissima discriminazione in quanto sono stati esclusi da ogni forma di benefici previdenziali, in quanto non sono stati mai emessi gli atti di indirizzo ministeriale. Tutto ciò è per responsabilità della politica regionale, perché in 20 anni, dal 92 ad oggi, anche di più di 20 anni, non ha mai fatto mappatura e censimento, quindi non aveva niente da comunicare al Ministero. Il Ministero ovviamente ha ignorato tutto ciò e quindi non ha emesso questi benedetti benefici previdenziali e mandare i lavoratori della Regione Sicilia in prepensionamento come in altre parti d'Italia.
I benefici previdenziali sono diciamo, un bonus che va dato a questi lavoratori, perché i lavoratori esposti all'amianto hanno delle aspettative di vita inferiori rispetto, diciamo, agli altri lavoratori. Quindi questo qua era un giusto riconoscimento che andava dato a questi. Però nonostante ciò, noi ancora una volta puntiamo il dito contro la Regione Sicilia e quindi ci aspettavamo che da questa legge venisse fatta la mappatura e quindi il censimento e comunicare al Ministero oppure attraverso degli atti equipollenti qua nella Regione Sicilia e quindi dare la possibilità a tutti questi lavoratori di usufruire di quanto dovuto. Terra bellissima, come dice Nello Musumeci, ma che rimane spesso inghiottita tra le faide di potere. Questo l'urlo della disperazione anche della formazione professionale siciliana. Ne parliamo con Tiziana Iocolano del Comitato Lavoratori della Formazione Professionale. Anche loro vogliono dare un contributo alla proposta elettorale di Musumeci. Sì, buongiorno, rappresento la formazione professionale, la categoria onesta appunto della formazione professionale. Sono qui per lanciare questo ennesimo urlo di disperazione, confidando nella nuova politica, perché siamo anche stanchi delle prese di posizioni azzardate del governo economico. Cosa può fare Musumeci per voi? Musumeci potrebbe, il nostro obiettivo è l'agenzia unica. Applicare la circolare 10/94 che ci garantisce un indennizzo e dare dignità finalmente alla formazione professionale, perché è un bacino molto importante soprattutto per i giovani. Impianti sportivi, altra piaga, non solo in città, in tutta la Sicilia. Aldo Modigan è un manager sportivo, anche lui ha una proposta per Nello Musumeci, praticamente le amministrazioni comunali dovrebbero tenere i propri impianti e non regalarli ai privati. Abuso di questo termine? Sì, io credo che gli impianti sportivi per qualunque pubblica amministrazione non siano un problema da risolvere, una cosa di cui scaricarsi, ma siano un'opportunità da sfruttare. Credo che gli impianti sportivi possono essere un grande volano economico e sociale per qualunque pubblica amministrazione ed è quindi opportuno che la guida di questi impianti rimanga pubblica. Si tratta di beni pubblici e i beni pubblici devono essere amministrati dalla pubblica amministrazione. Presidente della Regione, prendiamo il caso di Musumeci, cosa potrebbe fare? Ma qui è abbastanza semplice, bisogna riformare quelle che sono le leggi sullo sport che ci sono in questo momento alla Regione, che sono leggi che cercano di distribuire, di regolare la distribuzione di denari che non ci sono più. Allora, oggi come oggi, la cosa migliore da fare è far sì che i privati possano non appropriarsi degli impianti, ma sponsorizzarli. E allora una legge regionale che desse delle agevolazioni fiscali, delle agevolazioni di carattere economico agli imprenditori che investono sugli impianti sportivi, non solo quelli grandi ma anche quelli scolastici, potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione per poter dare alle associazioni sportive la possibilità di svolgere adeguatamente la loro attività. Fabio Granato, allora, diventerà bellissima, un bilancio positivo tutto sommato, quasi una trentina le idee per Nello Musumeci oggi. Sì, ma abbiamo voluto creare un meccanismo di partecipazione, 30 professionisti, attori, operatori culturali, imprenditori si sono liberamente registrati sulla nostra pagina e hanno inteso proporre non un intervento della solita lamentazione, dei soliti problemi che purtroppo ci affliggono, ma una proposta concreta di governo. E abbiamo affrontato temi importantissimi, la rigenerazione urbana, quella delle campagne, l'agricoltura, il ragionamento sui parchi archeologici e sulle politiche culturali, ma anche temi come quelli della formazione professionale, come l'emergenza amianto. Noi stiamo cercando di aggregare tutte quelle forze che hanno creato opposizione, che si sono dissociate dall'attuale governo Crocetta, dalla PD che lo ha sostenuto, e quindi un'area alternativa e antagonista a Crocetta, al PD, ad Alfano,
sono, e a quelle finte persone che hanno ritenuto di passare da una parte all'altra sostenendo queste esperienze di governo. Ma siamo aperti a moltissime personalità che provengono da, come dire, da ambienti e percorsi molto distanti da quelli che possono essere stati i miei, quelli di Nino Strano, quello di Nello Musumeci o di altri personaggi che qui oggi abbiamo, Raffaele Stanganelli che è stato presente, e abbiamo Ignazio Buttitta a Palermo, tanto per fare un nome, abbiamo la stessa Silvia Mazza che è una giornalista importante, la storica dell'arte, e cioè tante persone che provengono anche da sinistra, da esperienze socialiste, associazionistiche, che costruiscono un movimento per cambiare la Sicilia e rigenerarla, senza grandi progetti faraonici. Noi dobbiamo semplicemente riacquistare consapevolezza della grandezza del patrimonio produttivo, paesaggistico, culturale, ambientale, anche antropologico della Sicilia, e avere una visione positiva della possibilità di cambiarla. Intanto un sincero ringraziamento, un saluto a tutti voi, alle signore, ai signori, ai giovani, che vedo tanti, numerosi, e questo mi fa tantissimo piacere. E grazie a Paola, a Fabio, a quanti del nostro movimento si sono prodigati perché questo incontro riuscisse nella maniera migliore. E i propositi iniziali sono stati assolutamente confermati. Sono venuto per ascoltare in questa seconda tappa del nostro tour per le idee. La prima è stata quella iniziale nel capoluogo regionale a Palermo, anche lì tanta gente, tanta attenzione, tante proposte che stiamo elaborando per affinità, per omogeneità, perché alla fine dobbiamo metterle assieme. E la prossima tappa sarà nella Sicilia occidentale e poi torniamo in quella orientale. Il tutto deve essere fatto nello spazio di pochi mesi, perché il tempo a nostra disposizione è davvero limitato. Le elezioni regionali saranno a ottobre e noi dobbiamo accelerare, perché vogliamo offrire al candidato presidente della regione una proposta programmatica seria, concreta, fattibile. Perché dobbiamo consegnare al candidato? Perché ancora non si sa chi sarà il candidato presidente della regione, di questa grande coalizione che vuole porre fine al quinquennio disastroso, da dimenticare, del presidente Crocetta, e che vuole essere alternativa la coalizione alla demagogia sterile, inutile, faziosa, cattiva del Movimento 5 Stelle, non di chi vota il Movimento, ma di chi sta all'apice e sa di essere in malafede, quelli che sono ultra giustizialisti per gli avversari e ultra garantisti per i propri amici. Io credo che invece noi abbiamo il dovere di lavorare non solo per pensare al programma, ma anche per pensare alle primarie. Le primarie saranno il 23 di aprile, saranno 6 o 7 soggetti politici a partecipare, ed è importante che il nostro movimento e gli amici e i sostenitori del nostro impegno politico possano essere mobilitati per ottenere quante più firme possibili per la sottoscrizione della candidatura. A proposito, alla fine di questo mio breve intervento, i referenti, i responsabili della realtà siracusana sono pregati di fermarsi, perché ci sarà un breve incontro di carattere organizzativo con Raffaele Stanganelli per capire come possiamo meglio organizzarci, visto che mancano poche settimane. Quindi raccogliere le firme, certo, poi portare la gente al gazebo quando si voterà il 23 di aprile, è una domenica, si voterà dalla mattina alla sera, ogni movimento sarà rappresentato, e noi dobbiamo fare proselitismo. Come, in che modo? Perché in questo mese ci servirà per spiegare, oltre a quello che abbiamo già detto nel recente passato,
quali sono le idee forza che caratterizzano il nostro impegno, a prescindere da chi sarà il candidato di tutti alla presidenza della Regione. Naturalmente noi lavoriamo perché il candidato lo possa esprimere il nostro movimento, e comunque, siccome siamo persone leali e persone per bene, noi rispetteremo l'esito del voto delle primarie. Vuol dire che metteremo lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa lealtà al servizio del candidato vincente delle primarie, ove mai quel candidato non dovesse essere quello espresso dal movimento. Eventualità molto lontana, vi confesso, senza falsa modestia, perché ogni giorno sto in giro, parlo con la gente, soprattutto in questi ultimi 2-3 giorni, devo dire che il nostro consenso, il consenso è cresciuto, ed è cresciuto tantissimo. Io sono parto dal dato che ha offerto Gianfranco, la positività, lo ringrazio perché è stata un'esortazione a combattere il pessimismo, ma Gianfranco sa che la politica è ottimismo, altrimenti non è politica. La politica è l'arte del governo, e se chi va a governare non è ottimista per natura, anche quando è costretto a cadere, ma con lo stesso rigore è costretto a rialzarsi, allora non è più politica. Se invece trova la forza rialzandosi per ricominciare da capo o da dove ha interrotto, io credo che la politica sa essere il lievito giusto per affrontare. Non sempre si possono risolvere tutti i problemi nel margine di tempo a disposizione, ma la politica deve essere in condizioni, con uno stato d'animo improntato ad ottimismo, ad affrontare e a risolvere i problemi della gente. Perché sempre ascoltando quello che stamattina è stato detto, e le ringrazio tutti e 15 gli interventi, 16 con Gianfranco, ecco, io credo che noi abbiamo il dovere di riflettere su un dato, amici e amiche, nei dibattiti televisivi, questa è la vita, questo è il futuro che si innesta con il porta innesto del passato, dell'esperienza e della competenza. Io credo che voi abbiate notato come nei dibattiti televisivi si parla di chi deve essere il leader, si parla degli errori compiuti da questo o da quell'altro personaggio politico con responsabilità di partito, con responsabilità di governo, ma raramente si ferma l'attenzione, la riflessione e il confronto sui problemi minuti, sui problemi spiccioli, sui problemi della gente. È mai possibile che la politica in Sicilia, come nel resto d'Italia, non riesca a fermare la propria attenzione su una domanda semplice, banale, e che pure presuppone una risposta complessa? Cos'è una città? Qual è l'idea di una periferia? Qual è l'idea di una regione? Quali sono gli strumenti per mettere assieme 5 obiettivi, le risorse per raggiungerli, gli obiettivi, i tempi e la risorsa umana necessaria?